Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura alla cronaca, tragedia in mare ieri a Vasto, dove ha perso la vita un uomo di 78 anni, originario di Isernia. Al via della stagione estiva, la direzione marittima raccomanda prudenza ai bagnanti, ricordando anche il numero di emergenza 1530. Paolo Renzetti. Comandante, sta prendendo il via la nuova stagione estiva. Purtroppo ieri a Vasto c'è stata la prima tragedia in mare. Più che mai d'obbligo le raccomandazioni della direzione marittima Abruzzo e Molise per i bagnanti, ma per tutti quelli che frequentano il mare. Sì, in effetti ieri c'è stata una seconda tragica, un secondo tragico evento, dopo quello di Ortona. Fermo restando il riservo delle indagini in corso, però ovviamente possiamo dire che si è trattato di annegamenti, per i quali è opportuno in effetti dare dei consigli. Comandante, tornando all'estate, alla stagione che verrà, quando si fa il bagno in mare, quali sono le precauzioni da prendere? Sì, ovviamente andando, diciamo, a interloquire con il bagnante di tutti i giorni, la prima cosa da consigliare è le proprie condizioni fisiche. Ovviamente non immergersi quando si è consumato un pasto prima delle 3 ore, oppure se si è fatto una colazione così fugace un paio di ore. Inoltre, se si fanno le immersioni, non fare più di un paio di ventilazioni, se no si va in iperventilazione. Ancora si ricorda che la fascia di 200 metri è riservata ai bagnanti, e quindi in questa fascia non deve essere occupata dai natanti. Viceversa, i bagnanti poco esperti devono guardare le boe bianche che indicano le acque sicure dove appiedano, e quindi magari limitarsi a stare in quelle acque. Un consiglio sia rivolto ai più esperti che meno esperti, mi sento di dover consigliare la massima prudenza e il buon senso. Una donna di 30 anni di Roma era con il suo fidanzato per un'arrampicata sul Corno Piccolo quando ha perso la presa ed è scivolata per 15 metri, restando gravemente ferita. I due escursionisti si trovavano sul versante del Gran Sasso che guarda verso Prati di Tivo, lungo la via ferrata Peter Pan. Un percorso piuttosto impegnativo quando la donna, prima ricordata, ha perso la presa ed è scivolata, come detto, per 15 metri lungo la parete rocciosa, urtando la testa e la schiena. Ad impedirle di precipitare ancor più giù il fidanzato, che era secondo in cordata, e l'ha fermata. Allertato immediatamente il soccorso alpino e speleologico abruzzese, che è intervenuto per il recupero dall'aeroporto di Pescara, è decollato l'elisoccorso con a bordo il medico del 118 e il tecnico del soccorso alpino. Giunti sul luogo dell'incidente, la ragazza è stata subito recuperata e trasportata all'ospedale di Teramo in condizioni piuttosto gravi a seguito dei traumi crani e toracico riportati. Subito dopo l'elicottero è tornato sul luogo dell'incidente per recuperare il ragazzo che era stato illeso. Proseguiamo col nostro telegiornale. La ricostruzione privata a Teramo è più spedita che nel resto del cratere abruzzese. Nel capoluogo la burocrazia consente di andare più veloce, ci ha spiegato il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Rivera, secondo cui l'ordinanza 126 di Legnini, in vigore da pochi giorni, ha dato una risposta esauriente all'emergenza caro materiali nel settore dell'edilizia. Oltre 102 milioni di euro erogati finora a Teramo per la ricostruzione privata post-sisma del 2016. Si tratta del 42,2% del totale concesso all'interno del cratere abruzzese. È quanto emerge dal report mensile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ogni mese dà il via libera a circa 75 cantieri per un valore economico di quasi 20 milioni. Teramo si conferma un traino alla ricostruzione, ha dichiarato il sindaco D'Alberto commentando i numeri datati al 31 maggio.
maggio scorso. A Teramo infatti è stato completato il 75% delle pratiche presentate. La percentuale media del resto del cratere si attesta intorno al 67,3. La differenza è principalmente per la burocrazia, ci spiega il direttore Rivera. Su Teramo c'è in questo momento un'accelerazione legata al fatto che, essendo una città, il più delle volte ha conformità urbanistiche ed edilizie dei propri edifici, mentre nei piccoli paesi spesso ci troviamo di fronte a dei piccoli abusi edilizi, e per poter finalizzare le pratiche è necessario prima sanare gli abusi e quindi procedere attraverso le regole, le procedure, che alle volte sono anche un po' complicate. Quindi questa differenza sta proprio in questo, sta nella maggiore conformità urbanistica ed edilizia, la minor presenza di abusi all'interno della città capoluogo, qual è appunto Teramo. L'ufficio è in grado di erogare i contributi di ricostruzione, dice il direttore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Col PNRR dovranno arrivare nel cratere 1 miliardo e 780 milioni, di cui 1 miliardo e 70 milioni destinati alle opere pubbliche e gli altri 700 milioni per le sovvenzioni alle imprese. I bandi partiranno entro la fine di giugno e andranno da 200.000 euro a oltre 20 milioni. Il settore dell'edilizia è però da un paio d'anni alle prese con il costante aumento dei prezzi delle materie prime, che rischia di paralizzare i cantieri. Il commissario Lignini, tramite un'ordinanza in vigore dal 24 maggio, ha ridefinito il prezziario e aumentato il tetto massimo dei contributi erogabili. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, le parole di Rivera. E la soddisfazione è unanime, quindi questo 20% che è stato dato per il residenziale, il 25% in più che è stato dato per il produttivo, ad oggi insomma è di piena soddisfazione. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, ecco, questo 25% di cui parlavamo sono i cantieri, no, incagliati anche per il caro materiale. Quindi in questi ultimi giorni, proprio ultimissimi giorni della settimana a questa parte, stiamo riscontrando molte integrazioni documentali legate proprio anche a questo caso. Quindi sono sicuro che i prossimi mesi daranno ulteriore soddisfazione. C'è l'altra scadenza che era imminente, era prevista per il 30 giugno, è stata prorogata, posticipata al 15 ottobre per la presentazione del danno grave con assistenza cassa, al 31 dicembre per tutte le altre fattispecie. Lì cercheremo insomma di farci trovare pronti. E a questo proposito, una dichiarazione del vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che dice: stiamo lavorando a una zona economica speciale anche per il cratere sismico del centro Italia, così da consentire una ripresa più robusta a questi territori colpiti prima dal sisma e poi dalla pandemia. A dirlo, come detto, è stato il vicepresidente di Forza Italia Tajani stamani a Tolentino, nelle Marche, in vista del voto di domenica 12 giugno per i consueti tour elettorali a sostegno dei propri candidati. Per arrivare a una ZES occorre lavorare con le regioni, il governo e con Bruxelles, ha detto ancora Tajani, è necessaria per sostenere con forza la ripartenza di questi territori. Cambiamo argomento e andiamo a Pescara, dove è sempre più acceso il dibattito su una eventuale pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele. I commercianti sono divisi, ma l'amministrazione comunale assicura che non ci sarà nessuna chiusura se non per particolari eventi. Assessore Cremonese, Corso Vittorio, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ci sono commercianti favorevoli, altri meno. Qual è la situazione e qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale? Cosa ne sarà di Corso Vittorio Emanuele? Ma in realtà io non riesco ancora a comprendere la polemica che è sorta attorno a Corso Vittorio Emanuele, perché non c'è niente di diverso che l'amministrazione abbia deciso per quella strada. In realtà l'amministrazione comunale ha ricevuto una proposta di due esercenti in particolare, che chiedevano la chiusura di un tratto di strada per organizzare eventi con lo scopo di portare più gente su un corso che, a loro dire, in questo momento soffre un po' di presenze. L'amministrazione che cosa ha fatto? Ha recepito questa domanda, come fa per tutte le domande che arrivano nelle nostre segreterie, ha fatto una riunione tecnica per capire innanzitutto la fattibilità e ha detto, già annunciato, che farà una riunione perché sia la maggioranza, sia le associazioni di categoria e sia i commercianti devono essere d'accordo su un'ipotesi di questo tipo. Non si parla assolutamente di pedonalizzazione, ma nel caso di la possibilità di dare in alcuni giorni della settimana e dopo l'orario di chiusura dei negozi, quindi
nessuno avrebbe alcun tipo di problemi, la possibilità di chiudere dei pezzi di strada per fare dei concerti, degli eventi, proprio per portare gente su Corso Vittorio. Tra l'altro voglio ricordare che negli anni passati quasi tutti i commercianti di Corso Vittorio hanno chiesto a me, al sindaco, di organizzare eventi proprio su quel luogo, in determinati giorni della settimana e anche in determinati orari, quindi davvero non riesco a capire come è nata questa polemica. Resteranno ovviamente le chiusure nei giorni di festa di Corso Vittorio come è stato fino ad oggi? Sì, assolutamente tutto resterà come prima, l'amministrazione non ha fatto alcun provvedimento se non prendere in considerazione una richiesta che è pervenuta legittima da parte degli esercenti, alla quale l'amministrazione in maniera seria, come sempre fa, sta verificando innanzitutto la fattibilità, perché ci vuole innanzitutto la fattibilità tecnica, poi chiaramente si dovrà verificare il percorso politico-amministrativo, cioè verificare se la maggioranza è d'accordo a un'ipotesi per organizzare eventi su una strada che è comunque una strada molto importante, e poi le associazioni di categoria che sono fondamentali chiaramente in queste decisioni per le nostre scelte. Ad oggi quindi non c'è assolutamente nulla, e nel caso ci fosse non si può parlare di pedonalizzazione, ma in qualche giorno della settimana organizzare degli eventi su Corso Vittorio con lo scopo di portare tanta gente in quel luogo. E in vista delle amministrative del prossimo 12 giugno continuamo a conoscere i vari candidati sindaco. A Ortona il sindaco uscente Leo Castiglione punta a essere riconfermato primo cittadino. Il mio progetto civico ha rimesso il cittadino al centro, ha dichiarato al TG6. Ascoltiamolo. Bisogna continuare a lavorare mattone dopo mattone. Noi abbiamo ridato decoro e ordine a questa città, recuperando quei vuoti che erano stati lasciati soprattutto dall'amministrazione precedente, e dobbiamo dare seguito e continuità ad un programma che è stato realizzato in gran parte nonostante i quasi 3 anni di pandemia e altre criticità che abbiamo incontrato. Non ci siamo mai fermati, anche durante la pandemia abbiamo sempre lavorato, abbiamo fatto degli investimenti importanti sulla città, ma ripeto, soprattutto abbiamo rimesso il cittadino al centro della città e di tutta la cittadinanza attiva. Ecco, come diceva, sono stati 5 anni difficili per forza di cose, ma se ne dovesse dire una, qual è stata la soddisfazione più grande di questo mandato? Guardi, sono state tante, ma devo dire che soprattutto in quelle criticità abbiamo riscoperto quel senso di appartenenza che forse in questa città, in questo territorio, si era un po' smarrita, e su questo dobbiamo continuare, perché il mio progetto civico ha rimesso al centro, lo voglio ripetere, il cittadino. Tanti giovani si sono avvicinati al mio progetto, 80 persone della società civile dall'alto profilo professionale che hanno sposato questo progetto perché si sono sentiti effettivamente, forse per la prima volta, parte integrante anche delle decisioni che un amministratore, un'amministrazione prende per la crescita del proprio territorio. Certamente la prima soddisfazione è stata quella che avevamo promesso 5 anni fa, e cioè revocare la delibera della precedente amministrazione con la quale si era manifestato interesse al deposito GPL, e dopo un anno, grazie alla nostra azione, alla nostra contrarietà, al nostro coraggio, il MISE ha accolto la nostra istanza e quel progetto è stato bocciato. Oggi con i fondi PNRR bisogna rispettare delle regole e delle scadenze ben precise. E cambiare amministrazione potrebbe mettere a rischio questo, e non ce lo possiamo permettere. Ortona inoltre non può uscire dal comitato ristretto dei sindaci, dove è rientrato grazie a un sindaco civico per difendere l'ospedale di Ortona e soprattutto tutelare la salute dei nostri concittadini. L'arma dei carabinieri a Chieti oggi compie 208 anni, quest'oggi si è svolta la cerimonia ufficiale, ce la racconta Selenia Secondi. Ascolto del territorio, attività quotidiana e vicinanza al cittadino sono il segno tangibile della presenza dei carabinieri. In occasione della festa dell'arma, che si è tornata a celebrare con il pubblico dopo 2 anni di pandemia, si rinnova il legame tra carabinieri e Abruzzo e Molise. Un legame che ha più di 2 secoli alle spalle, da quando cioè nel 1861 venne istituita l'ottava legione di Chieti. 288 sono oggi i comuni abruzzesi che vedono la presenza delle stazioni territoriali
locali e per 208 di loro queste rappresentano l'unico presidio di polizia. Una vicinanza al cittadino che si traduce in numeri significativi, 32.000 i reati perseguiti in un anno dall'arma. Certamente l'Abruzzo e Molise hanno delle caratteristiche particolari, sono delle aree urbane più grandi, ci sono anche delle aree rurali. In ogni caso sono i reati contro il patrimonio e anche quelli che hanno a che fare con lo spaccio, la detenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, quelli su cui rivolgiamo la maggiore attenzione. Tanti riconoscimenti ai militari in servizio consegnati oggi dalle autorità presenti quale segno di riconoscenza per il servizio svolto. Il lavoro è quotidiano, intenso, molte volte non è facilmente quantificabile in numeri perché si esprime nel quotidiano, però quando riusciamo a dare anche un riconoscimento, questo credo che sia una gratificazione per tutti. Anniversario numero 208 per l'Arma dei Carabinieri che oggi si festeggia qui nella caserma Rebeggiani di Chieti appunto. Generale, le forze che avete messo in campo per la pandemia sono state significative e decisive per l'Abruzzo e il Molise che ha rappresentato anche un unicum. Sì, intanto grazie davvero per la vostra attenzione sempre, perché questo ci ha consentito di poter essere vicini alla gente, ha ragione. I Carabinieri di Abruzzo e Molise sono stati gli unici in Italia a doversi interfacciare per quanto riguarda le esigenze della pandemia. Abbiamo iniziato con i tamponi, con i drive-thru, andando a competere quasi il 12% giornaliero di tamponi nell'ambito regionale, pur lavorando su un'unica provincia, parliamo di oltre 100.000 tamponi, e abbiamo operato le vaccinazioni per i più deboli, e di questo andiamo molto fieri, perché noi ci siamo fatti le RSA, gli anziani, i piccoli comuni dove l'età media è molto elevata, e anche qui abbiamo raggiunto oltre 40.000 vaccinazioni. Voi considerate che in Abruzzo e Molise l'arma è stato l'unico caso in Italia in cui l'arma era responsabile degli assetti di sostegno sanitario che la difesa ha reso disponibili alle comunità, e qui sono intervenuti medici e infermieri dell'arma provenienti da tutta Italia per fornire questo supporto. Si è svolto questa mattina all'Università di Teramo un incontro promosso dall'Ordine dei giornalisti sul ruolo della stampa durante il ventennio fascista. È stata anche l'occasione per approfondire il grave problema del precariato nella professione giornalistica. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Il ruolo della stampa al tempo del fascismo è il tema di un incontro svoltosi all'Università di Teramo e promosso dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Un tuffo nel passato, ma che diventa incredibilmente attuale, oggi che paesi come la Russia usano per esempio la stampa come mezzo di propaganda. Il fascismo in qualche modo è nato anche attraverso la stampa. Io voglio semplicemente ricordare che Mussolini, da socialista nel 1914, diventa interventista e nazionalista sostanzialmente utilizzando uno strumento di informazione che è il Popolo d'Italia, finanziato anche con capitali, diciamo, provenienti da certi settori del capitalismo italiano o anche per esempio francese, ma sostanzialmente utilizzando il quotidiano Il Popolo d'Italia come grande strumento politico. E voglio ricordare che una delle prime iniziative che il fascismo compì in maniera violenta contro la stampa, paradossalmente, è proprio l'assalto nel 1919 all'Avanti, appena neanche un mese dopo la nascita dei fascisti di combattimento, nell'aprile del 1919, a sottolineare come la stampa sia uno dei gangli vitali, diciamo, del processo democratico o antidemocratico in generale, nel nostro paese in particolare. Ecco, nel nostro paese possiamo dire che c'è una stampa libera? Io credo di sì, sostanzialmente sì. Poi naturalmente la stampa libera è, come dire, è anche un processo che ha molto a che fare non soltanto con chi con la proprietà, diciamo, della testata giornalistica o televisiva che dir si voglia, ma anche a che fare molto con la professionalità e la dignità professionale dei singoli giornalisti. Cioè due cose non sono mai separate. C'è anche un momento, diciamo, di condizionamento, talvolta anche coercitivo, come stiamo vedendo per esempio per la Russia in questo periodo storico particolare, ma c'è anche tanto conformismo. Ma è soprattutto il problema del precariato che rende debole l'intera categoria dei giornalisti italiani, come spiega il presidente dell'Ordine d'Abruzzo, Stefano Pallotta. C'è un restringimento molto forte della libertà di stampa dovuto a molteplici fattori. Uno di questi è il precariato. La precarizzazione della nostra professione comporta molto spesso una limitazione della libertà di stampa.
E a questo si aggiunga per esempio tutto il discorso sulle querele temerarie che ricadono sui colleghi precari in maniera molto forte, cause civilistiche con richieste di risarcimento in denaro astronomiche, e questo comporta sicuramente una contrazione della libertà di pensiero, della libertà di critica, per cui i nostri filtri stanno per essere azzerati, e questo è uno dei motivi per cui molte agenzie di rating che valutano la libertà di stampa nei paesi occidentali o comunque nel mondo ci mettono in classifica, ci mettono in posti molto bassi rispetto alle altre situazioni occidentali. E ora il bollettino Covid, appena giunto in redazione. Sono 205 oggi i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a circa 408.151. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 596 tamponi molecolari e 1012 test antigenici. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale dall'inizio della pandemia a 3.338. I guariti delle ultime ore sono 645, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.727, sono 445 in meno rispetto a ieri. Di questi, 178 pazienti, uno in meno, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 3, uno in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. Gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. Dei casi odierni, 38 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 74 a quella di Chieti, 48 a quella di Pescara, 35 al Teramano, mentre 4 dei contagiati provengono da fuori regione, e per altri 6 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E si è tenuta questa mattina al Caffè Letterario la presentazione di Funambolica 2022, sedicesimo festival internazionale del nuovo circo. L'evento si svolgerà dal 20 al 26 di giugno al Porto Turistico di Pescara e il 5, l'8 e il 9 luglio al Teatro D'Annunzio. Vediamo. Simone D'Angelo, portavoce dell'ente Manifestazioni Pescaresi. Partita la stagione estiva dei grandi eventi a Pescara, uno di questi è sicuramente Funambolica. Sì, la stagione della ripartenza vera e propria, visto che le condizioni ci permettono di poter riaprire il teatro a tutto tondo, e Funambolica in particolare rappresenta un fiore all'occhiello per l'offerta culturale, perché è vero che i festival musicali sono bellissimi, ma è facile trovarli in tutte le città d'Italia. È il festival del nuovo circo invece che si trova in città di nicchia, quindi Pescara deve essere orgogliosa di avere questo festival che racchiude come ogni anno intuizione, innovazione e spettacolo. Abbiamo tre appuntamenti. Il primo è al Porto Turistico, dove c'è il tendone, ospitiamo ogni anno una diversa compagnia con un proprio tendone scenografia. È un appuntamento dedicato a tutti, perché chiaramente i più piccoli trovano un certo tipo di fascino, ma anche i più grandi possono trovare ricerca e sofisticazione in spettacoli che sono sempre nuovi. Quindi dal 20 al 26 di giugno il tendone al Porto Turistico, all'interno del Porto Turistico. Poi il 5 luglio, Teatro D'Annunzio, c'è una compagnia francese che si chiama Esquive in prima nazionale a Pescara. È una spettacolare esibizione di questi artisti che si lanciano nel vuoto, camminano sulle pareti in un incrocio tra danza contemporanea e musica elettronica. Veramente anche questo è un appuntamento adatto a tutti. Poi abbiamo il Gran Galà, l'8 e il 9, due repliche per consentire a tutti, perché è uno spettacolo molto richiesto, e come sempre è una nuovissima, ogni anno nuovissima raccolta dei più grandi artisti di circo che ci sono al mondo, quindi cerchiamo di mettere insieme in una sola serata, per una sola serata al mondo, i vincitori del Festival di Monte Carlo, dei talent show italiani e stranieri, oppure le star dei grandi spettacoli internazionali. Avremo artisti da Francia, Russia, Venezuela, Italia, Germania, non mi ricordo più quante altre nazioni, numeri aerei a 12 metri d'altezza o equilibristi che saltano a terra, comici, e quindi tutta quella ventaglio di novità che ogni anno il pubblico è abituato a trovare, sperando di meravigliarsi ogni volta.
Le sagne pezzate al sugo di coniglio di Fernando Di Iorio si sono aggiudicate la finale regionale del campionato di cucina per casalinghe e casalinghi, che si è tenuta a Manoppello con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Parla al maschile la finale regionale del campionato della cucina per casalinghe e casalinghi con la vittoria di Fernando Di Iorio con il piatto sagnette pezzate al sugo di coniglio al ristorante Casa del Pellegrino del Volto Santo di Manoppello. Siamo con l'assessore Giulia De Lellis che ha presieduto la giuria. Che serata è stata? Allora Paolo, è stata sicuramente una serata emozionante, ricca di saperi e di sapori, se possiamo dire così, sapori di casa, e insomma io mi complimento con tutti i partecipanti a questa finale, mi complimento in particolare con il vincitore di questa serata insieme, che è appunto una vincita al maschile, quindi diciamo che si sono riequilibrate un po' le pari opportunità, no? Anche per gli uomini. Ecco, ad essere premiati anche i piatti timballino di scrippelle di Rosaria Barbetta e poi ancora il girello di ricotta di Antonietta Ferrante, gli spaghetti al Montepulciano d'Abruzzo di Rolando Pennese e poi ancora le pappardelle al sugo di cinghiale di Anna Monaco, fino ai bocconcini di pollo primavera di Giglio La Puca. Una gara di grande livello. Una gara assolutamente di grande livello. Io ho partecipato anche all'ultima finale regionale che è stata fatta sempre qui a Manoppello assieme a te, e devo dire che siamo saliti di livello. Il livello dei piatti era decisamente notevole in questa serata insieme e la scelta dei voti è stata abbastanza difficile. Un appuntamento da ripetere, assessore. Noi siamo a disposizione, quando volete vi ospitiamo a Manoppello. Crediamo che il turismo debba essere rilanciato anche da questo, rilanciato anche a livello enogastronomico. Poi non a caso ci troviamo in una struttura che è assolutamente adiacente alla Basilica del Volto Santo e insomma un posto molto importante per il turismo di Manoppello. Lo sport con il calcio di Serie C, l'ex portiere biancazzurro Paolo Bordoni, che venerdì prossimo parteciperà all'iniziativa benefica Pescara Amarcord, fa le carte al futuro del sodalizio abruzzese. Ascoltiamolo. Questi sono giorni importanti per il futuro del calcio biancazzurro. L'ex portiere del Pescara, come vede il futuro di questa squadra, di questa società? Si parla dell'ingresso di nuovi soci e si guarda alla prossima stagione. Ma l'ingresso di nuovi soci può sicuramente portare bene, anche perché vuol dire avere delle disponibilità finanziarie maggiori per poter fare una squadra migliore. Sicuramente dobbiamo stare attaccati a questi colori che sono importanti per la città, e ultimamente questa magari vicinanza è mancata. Diciamo che se si riforma un gruppo importante si può fare sicuramente bene e ritornare in quei lidi dove il Pescara è abituato a stare e ci deve stare, ecco, quello sì. Quando giocavi tu spesso lo stadio Adriatico era pieno, ribolleva di calore e di entusiasmo. Negli ultimi anni questo entusiasmo è un po' venuto meno. Secondo te perché e come si può recuperare questo entusiasmo? Ma l'entusiasmo si recupera con i risultati, i risultati sono la cosa più importante. Bisogna cercare di fare mente locale, di cercare di creare un'ottima squadra, una buona squadra che ci possa permettere di credere ancora in un futuro importante, ecco, quello sì. Si fanno tanti nomi di allenatori, anche quello ricorrente di Zeman, secondo te è una strada percorribile anche per riportare entusiasmo a Pescara? Ma io penso che all'interno della società ci sono le persone indicate per scegliere l'allenatore. Io dire sì Zeman o non Zeman, sicuramente Zeman ha fatto la storia qui, potrebbe essere un ritorno importante per tutta la città, però gli addetti ai lavori sanno quello che devono fare, sicuramente faranno un'ottima squadra per poter riportare il Pescara a grandi livelli. Ecco. Per chiudere Paolo, tu sei un ex portiere e nel Pescara c'è un portiere che si sta facendo davvero apprezzare di questi tempi, è Sorrentino, che tra l'altro tu conosci bene. Ma Roberto lo conosco molto bene perché ho allenato un anno all'Angolana prima che andasse proprio al Pescara. È un ragazzo eccezionale, un ragazzo umilissimo, già si vedeva allora che aveva una marcia in più rispetto agli altri. Non posso che augurare un bene a lui e alla sua famiglia, perché è un'ottima famiglia e lui è un bravissimo ragazzo di sani principi, e questo può permettergli di arrivare a grandi livelli.
Sono ore decisive queste per il futuro del Teramo Calcio in merito all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Si terrà infatti questa sera a Roma l'assemblea dei soci del sodalizio biancorosso per fare il punto della situazione a 2 settimane dalla scadenza del termine per presentare la domanda di ammissione al prossimo torneo. Nelle prossime ore i Ciaccia potrebbero avere anche un colloquio con il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che nei giorni scorsi aveva invitato tutti alla concretezza, considerando i tempi di azione ristretti per non perdere la categoria. E questa era la nostra ultima notizia per questa edizione del TG6. La prossima è come sempre alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.